territorio che oggi accoglie il comune di Casalbore fu popolato sin dall'antichità. Nella necropoli e nell'area archeologica sita al centro del paese, infatti, sono stati rinvenuti reperti risalenti al periodo delle guerre sannitiche. La presenza del tratturo, l'antichissimo tragitto delle greggi per la transumanza, ha sicuramente determinato la vita di questo pagus, che con la fine dell'impero romano e l'avvento del cristianesimo potrebbe essere stato denominato Casalis Albulus, ovvero villaggio bianco. Alle nostre spalle la magnifica torre normanna di Casalbore, siamo nel cortile interno con il professor Antonio Carpinetta, che è conoscitore di questi luoghi e al quale chiediamo qual è la presumibile destinazione, funzione di questa torre del passato. La funzione di questa torre era senz'altro quella di esercitare un controllo sul tratturo, perché qui passava e passa in effetti tutt'oggi il Regio Tratturo a Castello Candela, e quindi ha interessato il paese, questo territorio, dalla transumanza. E siccome proprio in questo punto c'è un vallone, un torrente, in effetti il passaggio era da proteggere, perché potevano facilmente esserci delle imboscate. Popolato prima dai Sanniti, conteso poi dai Romani durante i due secoli delle guerre sannitiche, il territorio di Casalbore fu conquistato dai Longobardi, invaso dai Saraceni e poi dai Normanni, cui si deve la prima costruzione del maniero, con le sue mura, che risalgono al 1216 circa. Dopo i Normanni vi furono gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi. Nel 1485 il feudo fu acquistato dai Caracciolo, passò ai Costa e fu infine acquistato da Tommaso Gallo, che ne era stato amministratore sotto la precedente casata. Nel territorio di Casalbore passava e passa tuttora il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, l'importante via di transito per la transumanza delle greggi, utilizzata dai pastori abruzzesi che in inverno trasportavano lungo il tratturo le loro pecore verso i pascoli caldi del Tavoliere delle Puglie e, terminata la stagione fredda, le riportavano in Abruzzo. Sul Regio Tratturo si esigeva il pedaggio, non solo per le greggi, ma anche per i generi di commercio. Il pedaggio fu sospeso dal 1570 al 1595 e, per incrementare il commercio, nel 1792 furono definitivamente aboliti tutti i pedaggi del regno. Il pregio
maggiore di questa struttura così ben conservata? Il principe maggiore che ormai è diventato un simbolo del paese e quindi riconoscibile anche da lontano, da qualunque parte si venga, anche degli storici nel passato hanno parlato di questa torre che da lontano appariva a loro viandanti e quindi era già come una meta, rendeva più agevole anche il viaggio. Una breve passeggiata nel bel centro antico del piccolo comune irpino posto al confine con la provincia di Benevento porta il visitatore di fronte all'imponenza, ottimamente conservata, della torre normanna, che è ingentilita dalla presenza di un piccolo e curato giardino lungo il prospetto principale. Il verde del bosso e degli alberi mette in evidenza il biancore della pietra che costituisce la torre, le mura e il palazzo caracciolo che è posto lì accanto. La torre ha la caratteristica pianta quadrata e si eleva per circa 10 metri di altezza. Lo spessore delle mura è di circa 2 metri nella parte più bassa e va assottigliandosi man mano che si sale. Il mastio ha una massiccia base scarpata e le pareti soprastanti completamente verticali. Sulla facciata possiamo notare un portale in pietra con sistema archivoltato che risale all'epoca dei Caracciolo.